sembrano identiche, sono due Scepter, una rosa, una azzurra. Sembriamo un po' all'asilo quando eravamo piccoli, che ci mettevano il camice rosa per le femminucce e azzurra per i bambini. Ma queste due Scepter sono due bellissime Stratocaster, ma molto diverse una dall'altra. Andiamole a scoprire insieme. Sigla. Buongiorno amici e benvenuti. Qui siamo a D&M Blues ed io sono Paolino. Oggi parliamo di due chitarre strepitose, le metteremo a confronto perché sono e sembrano identiche ma hanno dei particolari diverse una dall'altra. Prima di iniziare a parlare di loro due, come al solito io vi chiedo di iscrivervi al canale, mettere un bel like e non dimenticate la campanellina, mi raccomando. Tutta questa procedura a voi come al solito non costa niente, è gratuita chiaramente, è una procedura di YouTube, ma dà la possibilità a questo canale di crescere e portarvi tutte queste cose, come oggi appunto chitarre, strumenti musicali e quant'altro. E iniziamo a parlare di queste due. Sono due Scepter Roots 66. Questa è una signature firmata da Johnston. Chitarra strepitosa, bellissima, il colore è fantastico, questo rosa io lo adoro, mi piace veramente da matti. Guardate che bella chitarra, veramente stupenda, molto bello il bolt-on dietro con la sua bella targhetta che specifica l'azienda di questa chitarra. Ne ho già parlato e qua vi metto il link per andare a vedere come suona e le particolarità di questa chitarra. Suoni molto belli con dei pickup fatti apposta per Johnston. Difatti sono un pickup 78 e due single coil signature Johnston. Questa è una Santa Monica. Anche qua colore meraviglioso, uguale dietro, bolt-on con la targhetta sempre che mette in evidenza il marchio della chitarra. Entrambi hanno le autobloccanti che, avendo una leva, quindi un ponte del vibrato, le autobloccanti aiutano molto a tenere una buona accordatura, anche se non è proprio quello il suo lavoro. La funzione dell'autobloccante della chiavetta ne parleremo, ne approfondiremo magari in un prossimo video, perché tanti pensano che meccaniche autobloccanti non si scorda mai. Approfondiremo questo discorso, non è proprio così. Il manico è in acero tostato di entrambi e le tastiere sono uguali, identiche in ebano. La differenza che passa tra esteticamente dalla chitarra di Johnston alla Santa Monica, questa è una chitarra che suona spesso e ha spesso Fanton. E lui ne è innamoratissimo, ma direi che anch'io. Loro praticamente i dot nella Santa Monica sono madreperlate, mentre invece sulla chitarra di Johnston, adesso non so se riesco a farveli vedere, no? Sono dei cerchi, sono delle lune, dei cerchi molto belli, veramente molto belli. Tasti chiaramente messi giù in maniera pazzesca. Come vi ho detto, sulla Johnston i pickup sono molto particolari, sono fatti come lui li vuole, un suono un po' più aggressivo, un po' più acido se vogliamo entrare nei particolari, perché il 78 humbucker spinge parecchio di questa chitarra e i due single Johnston sono abbastanza aggressivi. Mentre sulla Santa Monica sono dei Pasadenas, sono dei pick-up Scepter Pasadenas più morbidi, hanno un suono molto più tondo, sia l'humbucker al ponte che i due single coil. Tutte e due hanno il selettore
a 5 posizioni e tutte e due hanno il push-pull per andare a splittare l'humbucker al ponte. È una differenza tra le due chitarre che a primo impatto non si capisce chiaramente, se uno suona una chitarra da una parte e uno dall'altra non ci fa molto caso, ma sentendole abbastanza ravvicinate, le differenze dei pick up ci sono. Grandissima novità, prima di farvi sentire i suoni di questa chitarra, di queste chitarre, da Firebird Andrea, caro amico, ormai siamo diventati molto amici perché è da un po' di tempo che collaboriamo. Abbiamo deciso di fare uno sconto questa settimana per queste due Schecter del 10%, e in comune accordo con Andrea abbiamo deciso che chi acquisterà queste chitarre sul sito, quindi avere lo sconto 10% mettendo sempre il mio codice BIRDBLUES, così, ok, andate sul sito, prima di inviare l'ordine nel carrello sotto il sito imposta codice sconto BIRDBLUES, avrete 10% di sconto su entrambe le chitarre, sia sulla Santa Monica che sulla Johnston. In più, in omaggio, vi regaliamo la loro borsa originale Schecter Root 66, quindi avrete il 10% di sconto più in omaggio la sua borsa originale Schecter Root 66. Non fatevela scappare, sono veramente belle queste borse, è una borsa morbida semirigida costruita apposta per le Root 66. Quindi adesso le andiamo a sentire, e per farvele sentire in maniera perfetta utilizzeremo lui, il mio fidatissimo valvolare Epiphone. Andremo diretti, chitarra, amplificatore, senza effetti, senza niente, solamente una punta, come potete vedere qua, guardate, un quartino di reverbero, appena appena, perché a me piace, non lo voglio togliere, mi piace. Microfonato, così è tutto analogico. Registriamo, sentiamo i suoni, ci vediamo dopo.
ritornati dopo aver sentito i suoni. Spero di essere riuscito a farvi sentire le differenze, perché su YouTube un po' i suoni vengono compressi, insomma non si sente proprio bene su YouTube. Spero di esserci riuscito, anche perché questa volta non potete dirmi: ah, ma con tutti quegli effetti dietro non si sente niente. Non c'era nessun tipo di effetto, come vi ho detto prima: chitarra, amplificatore valvolare, una puntina di reverbero e basta. Tutto il resto l'hanno fatto loro due. Bellissime chitarre, suoni che a me piacciono molto. Di qua si può fare tutto, si può spaziare in qualsiasi genere musicale, quindi divertitevi. Vi ripeto l'offerta che Andrea, in comune accordo, abbiamo deciso: 10% di sconto. L'abbiamo deciso in comune accordo, ma i soldi sono i suoi che ci mette in gioco. 10% di sconto su entrambe le Schecter. In più vi viene regalata la borsa originale Schecter Root 66. Mettete come codice sconto Bird Blues. Deve essere scritto così, maiuscolo e staccato. Poi comunque sotto vi scrivo tutto quanto, sia le loro particolarità, eccetera, eccetera. Comunque poi vi metto il link per andarvele a vedere quando ho fatto il video di una e dell'altra di queste chitarre. Io ne sono innamorato. Le Schecter a me piacciono veramente tanto. Non tutte, perché quelle che vanno troppo sul metal, no, chiaramente. Ma quando parliamo di Root 66, a me fanno impazzire. Difatti ne ho acquistata una. È qui con me nello studio, ma è una Telecaster con humbucker al manico. Ne ho già parlato anche di lei. Bene, amici, spero che questa comparativa vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta, scrivetemelo nei commenti. Ci facciamo due belle chiacchierate e se avete qualcosa da aggiungere, attendo le vostre critiche. Buona musica, amici, e lunga vita al blues. Buon pomeriggio.